Bella raga, benvenuti in Gold Gym. Oggi sono stanco, affamato, ma tanto invogliato di fare questo allenamento nella mecca del bodybuilding. Tanti miei colleghi creator su YouTube hanno fatto questo tipo di format, ovvero degli allenamenti con dei veri e propri atleti. Sapete qual è il problema però? Che hanno sempre portato atleti di altre federazioni, di FBB. Oggi io invece vi voglio portare nel mio mondo, il mondo natural. È da quando ho 17 anni che sogno di allenarmi con un campione europeo e grazie alla mia voce sui social sono riuscito a conoscere un vero campione europeo, ovvero Nicolò Ferraresi. Ciao Dennis. Ciao Toro, come Ciao. Stai? Tutto a posto? Bene, tutto a posto. Oggi ho il piacere di allenarmi con te, presentati ai miei carissimi iscritti di YouTube, vai. Ciao ragazzi, sono Nicolò Ferraresi, un atleta di natural bodybuilding dal 2019. Mi alleno coi pesi da 13 anni, da quando avevo circa 15-16 anni. Nel appunto 2019, invogliato dai grandi atleti natural che vedevo sui palchi, ho deciso di provare a fare la mia prima stagione agonistica, vincendo selezioni e campionato italiano in WNBF nella mia categoria bodybuilding leggeri. Il 2020, come tutti sappiamo, è stato un anno complicato per via del Covid, mi sono preso un anno di stop. Secondo me è importante riposare tra una stagione agonistica e l'altra per sia riprendersi e sia anche per mettere su un nuovo filetto magro. E poi nel 2021 mi sono ripresentato sul palco facendo una gara in Francia, un campionato internazionale pro qualifier, quindi con pro card in palio al vincitore dell'assoluto, dove sono riuscito a vincere la mia categoria e l'assoluto, quindi portandomi a casa la pro card e vincendo appunto il titolo di campione europeo, diventando a tutti gli effetti un atleta professionista WNBF, che è una delle più grandi e principali e la meglio testata federazione natural che abbiamo al mondo. Può essere interessante per tanti, visto che di solito invece su YouTube sono sempre, non lo diciamo, altri a parlarne. Let's go, andiamo dentro. Raga, aspettate un secondo, questo video l'abbiamo pensato in un altro modo, differente dagli altri. Praticamente quello che abbiamo fatto è stato questo: abbiamo fatto il nostro allenamento in Gold Gym, abbiamo detto perché non commentarlo, perché non farci una reaction e parlare di quello che abbiamo fatto, anche perché, ragazzi miei, la musica ha rovinato un po' l'audio e volevamo fare una cosa un po' più fatta bene per voi. Allora raga, è la prima volta che mi alleno con Nicolò e siamo partiti con una lat machine presa neutra. Nico, ma perché siamo partiti con una lat machine presa neutra? Allora, faccio una premessa. Noi in questo allenamento abbiamo fatto un po' un riassunto di alcuni di quelli che sono gli esercizi che io utilizzo solitamente durante i miei allenamenti. Abbiamo preso degli spezzoni di quello che io faccio in un microciclo, quindi in una settimana di allenamento, e li abbiamo messi tutti assieme per realizzare il video. Abbiamo diviso fondamentalmente l'allenamento di dorso, che era il focus principale di questa sessione, in due movimenti. Un movimento come questa lat machine in depressione scapolare, quindi per porre enfasi sul latissimus, una presa neutra per enfatizzare appunto il lavoro sul gran dorsale, e movimenti successivi che vedremo poi in adduzione scapolare. All'inizio magari per te veniva più semplice spezzare il movimento in due fasi, quindi prima lasciare le scapole, poi deprimerla nuovamente e poi iniziare a tirare. Quello che magari fa basse. Una persona per imparare. Esatto. Successivamente, come vedi che faccio anch'io, avendo questo meccanismo un pochino più sedimentato in me, facevo una cosa unica. Che era la riga dorsale che c'ha. Pian piano rendevo unico questo movimento di depressione e di tirata. È una cosa che ho notato su di me, anche su altri ragazzi. Ci sono gruppi muscolari con cui hai molta naturalità di contrazione. Ci sono ragazzi che si mettono sotto una panca o iniziano a fare una trazione e magari subito riescono, anche senza saper muovere si le scapole, si impostano subito nel modo corretto, riescono subito ad avere buono stimolo su quelle parti. Ci sono due differenti carenze di gruppi muscolari: ci sono gruppi carenti di volume e gruppi carenti di condizionamento. Alla base di questo ci può essere un comune denominatore, che è una difficoltà di attivazione. Quindi se una persona fa fatica ad attivare un determinato gruppo, sarà un gruppo che si sviluppa meno nel tempo, che può essere però anche magari un problema, per sfortuna sua, che c'è una postura che non lo fa attivare bene. Esattamente. Io ti avevo fatto una domanda: quante rep facciamo? Te mi hai detto stiamo sempre sulle 8-10. Sì. Inizialmente 10, poi il peso ci porta a farne 8, andiamo a cedimento su quelle 8. Sì, allora, abbiamo fatto praticamente tutti gli esercizi così. Sì, quello che a me piace fare è lavorare in modo molto semplice, quindi fare tre serie allenanti circa, selezionare pochi esercizi, soprattutto in fasi non troppo specifiche della preparazione. In fasi più specifiche allora magari vado a ricercare un pochino più di stimoli differenti su una rosa di esercizi più ampia. Volevo starti dietro col carico, però ho notato che se io facevo lo stesso suo carico non facevo non l'esatta più. Esatto.
contrazione del dorsale, quindi ho preferito mettere di meno perché ovviamente avevo molta meno forza di attivazione. Dopo la lat machine siamo passati a un esercizio che ho sempre avuto difficoltà nel farlo. Come si chiama questo macchinario? Allora, questo qui è un chest supported row, quindi una remata col petto in appoggio. A me piace molto utilizzarla nelle palestre dove c'è questo macchinario, purtroppo non sempre lo trovo. Piace che ci sia il petto in appoggio perché, al contrario magari di un rematore bilanciere, toglie tutta la componente di stabilizzazione, che non per forza è un difetto, può essere anche un pregio se si vuole lavorare anche su quella componente, ma per un discorso di maggior isolamento muscolare mi permette effettivamente di usare, come stavo spiegando a lui all'inizio dell'esercizio, le mie braccia come se fossero dei ganci attaccati ai pomelli. Io qui cerco di non stringere il pomello in questo modo, ma di usare una falsa presa per eliminare tensione su brachiale e brachioradiale per quanto possibile. Uso anche delle fascette che mi facilitano ciò. In questo modo io vado ad addurre le scapole, perché qui parliamo di centro schiena, parliamo di adduzione scapolare. Una volta che ho le scapole addotte inizio a tirare, mandando, a differenza di quello che facevamo prima dove per il latissimus non volevo necessariamente un ROM articolare super completo perché andava a togliere tensione al gran dorsale, ma mi fermavo dove la contrazione del gran dorsale finiva. Qui invece vado effettivamente ad andare con gli omeri quanto più indietro possibile rispetto al busto. Io mi concentro tantissimo, non vado di foga. Io qui ti facevo perdere completamente le scapole, poi ti facevo riaddurle. Bravo. Quasi come se grazie al peso aprissi il petto e chiudessi una noce che a livello immaginario tenevi in mezzo alle scapole. Poi solo con le scapole addotte, chiuse, iniziavi da tirare. Poi la cosa difficile non è farlo i primi colpi, ma gli ultimi colpi è difficile fare sta cosa. Esatto. Quando tu arrivi che non ne hai più, esatto, allora lì dici, cazzo, qua sì che è difficile fare questo gioco. Sì. Se su una scheda ci sono ad esempio 10 ripetizioni da fare, noi dobbiamo sempre ricordare che noi, collegandomi al discorso che hai fatto prima, noi qui ci stiamo allenando, siamo allenatori di muscoli, non siamo spostatori di pesi. Questo è un allenamento da bodybuilding, quindi noi vogliamo allenare i muscoli, non vogliamo semplicemente spostare pesi. Se sulla scheda c'è scritto 10 ripetizioni, io non devo pensare di spostare quel peso 10 volte, io devo pensare che grazie a quelle 10 ripetizioni io devo allenare il muscolo. È sempre importante pensare con, a me piace chiamarla, intenzionalità di contrazione. Cosa vuol dire? Che io inizio a muovermi da un punto A a un punto B, curando sempre i punti di inversione, quindi inizio una tirata o una spinta, in questo caso facevamo tirata, esplosiva sempre nel controllo, un piccolo picco, una cura del punto di inversione e un'eccentrica controllata, una cura dell'altro punto di inversione e quasi un caricamento di quello che sarà la concentrica grazie all'eccentrica. Prendete il libro e iniziate a scrivere queste cose. Questo esercizio qua io prima da ragazzino non lo facevo. Quando mi ha iniziato a seguire Simone, ovvero il mio coach, ha iniziato a farmelo fare, e devo dire veramente ringrazio questo esercizio perché mi ha iniziato a far sentire molto di più il gran dorsale. Io non riuscivo a contrarre, cioè non ci riuscivo a giocare. Ho iniziato a fare tipo in scheda, poi non so se effettivamente te magari sei della stessa filosofia, dei 4x20, dove io per dire alla quindicesima iniziavo sentire il muscolo che realmente bruciava, andavo a colpirlo bene con il gomito. Poi di conseguenza ho iniziato a caricare molto più peso, gestivo anche magari 10 rep con un carico molto più alto, ma tutte lì, andavo sempre lì. Quello che hai detto tu sulle altre ripetizioni può essere valido, però secondo me va sempre fatto con l'ottica di riuscire a creare effort in una serie fin dalla primissima ripetizione. Allora, con questo esercizio voi penserete, cazzo, hanno fatto 200.000 esercizi di dorso? No, abbiamo già concluso il dorsale, stiamo passando a un altro esercizio che alla fine è la pectoral fly contrario per la spalla posteriore, e questo esercizio qua io l'ho sempre fatto in maniera sbagliata perché praticamente facevo un range di movimento troppo lungo, mettevo le spalle sempre indietro e andavo a simulare solo il trapezio. Non riuscivo mai a sentire un reale cedimento, un reale bruciore, un reale spingo il peso esattamente con quel muscolo. Invece ora, Nicolò, come si fa la pectoral fly contrario? Tenendo il trapezio quanto più rilassato possibile, scapole addotte. Una tip che do quando possibile è non stringere il pomello, ma semplicemente appoggiare l'estremità della mano al macchinario, in modo tale, facendo già questo, già sento, okay, il deltoide posteriore che si attiva. È un muscolo molto importante che contribuisce a dare rotondità alla spalla, quindi la spalla non è solo deltoide laterale, anche esso purtroppo a volte dimenticato, ma è anche deltoide posteriore. Siamo arrivati a una parte di spalle dopo i nostri deltoidi posteriori, alzate laterali, non le ha neanche viste lui queste riprese, e vediamo Nicolò Ferraresi si accinge a dei 28 di alzate laterali curati anche bene, e io ci rimango veramente male. Va bene farle un 28, ma fatte comunque abbastanza bene, e vediamo che tra poco mi dà anche una chicca molto interessante, ora me la spiegherai ancora dopo questi 28, che veramente sembra che ci provo anch'io, poi dico di no. Aspetta, sì, con i 28 era uno, volevo fare un po' il figo, però diciamo che non è ideale essendo vicino a una gara bravo provare queste cose. E ora mi dai un attimino due tre chicche che adesso spieghiamo. È
è un qualcosa che ho visto da Francesco Mesenasco a scuola preparatori che ho fatto. Ciao Franci, non ti conosco. Sì, grande, bravissimo preparatore. Praticamente si tratta di prendere un carico appena inamovibile, mettersi su una panca, tenendo sempre un piano scapolare, iniziare a imprimere forza contro questi manubri pesantissimi per noi, è quasi come se volessimo sollevarli. I manubri ovviamente non si solleveranno, ma il nostro sistema nervoso in quel momento si starà abituando a una scarica molto forte che lo avvicina a sollevare un carico al di sopra delle nostre possibilità. Avere questa accortezza anche durante la serie di tirare giù un pochettino i trapezi mette un pochettino più di enfasi sui deltoidi laterali, che è quello che vogliamo. Alla fine della serie che abbiamo fatto sulla panca, cosa ti ho fatto fare? Ti ho fatto prendere quello che solitamente è un tuo 8-10 RM, sì, circa. E lui mi ha detto di averlo percepito più leggero. Questo perché ovviamente prima, avendo preso un carico appena oltre le sue possibilità, ma fatto in sicurezza, imprimendo forza, quindi con un'intenzionalità di contrazione molto forte, il suo sistema nervoso ha detto: cavolo, ok, devo adattarmi a questo tipo di scarica. Ok raga, finite queste tips sulle alzate laterali, 2-3 consigli. Abbiamo concluso con un bel posing, visto che manca poco alla mia gara, e volevo 2-3 consigli da Nicolò. E niente, quello che sto notando io in questa preparazione, Nico, è che veramente è difficile posare. Sto cercando di posare il più possibile, noto che comunque è molto difficile contrarre le gambe mentre posi, contrarre i muscoli senza guardarti. E la cosa che ho capito però è che il posing ti può far migliorare veramente tanto a livello anche di allenamento. Infatti tu nel video mi hai detto anche che più uno sa posare bene, più uno sa allenarsi bene. Chi fa palestra solitamente non capisce che il mezzo del bodybuilding è proprio il posing. Il bodybuilding è nato alla fine per il posarlo. Prima ancora di sapersi allenare bisogna saper posare. Quando ho deciso di gareggiare ho detto: ah cazzo, ma gareggiare vuol dire posare, fare bodybuilding vuol dire posare il mio corpo. Una frase molto bella di Kai Green che mi piace molto, dice più o meno così: each exercise is a pose, quindi ogni esercizio è una posa. E se ci si pensa è verissimo. La capacità di contrarre volontariamente ogni singolo muscolo del proprio corpo, di questo si parla nel posing. Quindi avere il controllo, l'attivazione totale di ogni distretto muscolare, saperlo contrarre a comando. Una cosa che piace molto fare è posare nella sessione mentre faccio gli esercizi, perché questo aumenta tantissimo la percezione dei miei distretti muscolari. Non so se lo stai notando anche te, che negli ultimi tempi comunque anche su YouTube va tanto il bodybuilding, non più come una volta. Prima se ne parlava anche meno, era una cosa meno conosciuta, già è uno sport di nicchia, però era molto meno conosciuto comunque. Invece grazie al social, grazie ai ragazzi magari anche come me, come te in questo momento che ne parliamo, è conosciuta molto di più questa cosa di fare bodybuilding e posare. La gente solitamente associa la figura del bodybuilder a una figura sprezzante e buzzurra, ma non è così, perché ad esempio il posing è l'aspetto più artistico, intimo, personale e personalizzabile della cultura fisica. Il posing è una vera e propria arte. Possiamo essere paragonati a pittori, a scultori, ad artisti. È vero. Solo che anziché mettere la nostra pittura su una tela, noi scolpiamo il nostro corpo, e tramite il posing, tramite l'arte del posing, noi facciamo vedere quello che è il frutto del nostro lavoro. Questo stile di vita è qualcosa che sicuramente può portare a qualcosa di buono per la vita delle persone. A prescindere dalle gare, che possono essere una parentesi e appunto un qualcosa di estremo per quel momento lì. Sì. Ma tutto il resto è sicuramente qualcosa di molto sostenibile. Perché infatti comunque sulla preparazione si parla anche di estremizzare una cosa. Certo. Ok raga, siamo arrivati alla fine di questo video, questa reaction al nostro allenamento spero vi sia piaciuta, e questo anche discorso finale con il mio posing spero che sia stato interessante un po' per tutti. Vi salutiamo. Vabbè, Nico, è stato prossima. Un piacere. Oh raga, al prossimo video. Ciao ragazzi.